Allestimento sportivo, come vedete, quest'oggi con un po' di emozione siamo qui per inaugurare questo ciclo di trasmissioni che riguarda lo Spiqui Team. E allora, le magliette, quella storica, quella attuale, alcuni degli eventi che questo team organizza e soprattutto gli ospiti in studio che vado a salutare e presentare. Michele Festini Purlan, anima dello Spiqui Team. Benvenuto, ciao Michele. Ciao Claudio e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno E Massimiliano Dapra, l'attuale presidente. Claudio, grazie per averci ospitato. Allora, iniziamo quest'oggi appunto un ciclo, come dicevo, dello Spiqui Team per far capire tutto il movimento che c'è, non soltanto gli eventi che vediamo qui, che sono la Pedalonga e le altre Dolomiti Sci Crono Razzo, ma soprattutto un viaggio all'interno di questo sodalizio sportivo del Comelico. C'è anche lo striscione che riguarda appunto la Val Comelica Dolomiti a scoprire, perché Spiqui Team non è soltanto sport, soprattutto sport, ma anche promozione del territorio. Allora, direi, Michele, 20 anni, un breve flashback di come è nato questo Spiqui Team. Ma allora, diciamo che i 20 anni qualcuno potrebbe vederli come un traguardo, per noi è un punto di passaggio, non vogliamo che sia assolutamente un punto di arrivo come magari nelle competizioni che organizziamo, ma che sia appunto un transito, e però è giusto che insomma i 20 anni siano festeggiati in maniera importante. E quindi abbiamo pensato, grazie anche a voi e grazie alle iniziative che stiamo studiando in questi mesi, di lasciare un segno anche alle generazioni future su quello che è stata la storia dello Spiqui Team. Siamo nati nel 2004, il 5 settembre del 2004 si è svolta la prima edizione della Pedalonga, che è nata come, diciamo così, come spesso succede, no? Tra amici al Sì, bar si certo. discute cosa facciamo, cosa non facciamo. Io venivo dal mondo, delle moto, sono stato motociclista, e cosa si può organizzare? Ma sarebbe bello qualcosa per stare in compagnia, insomma. Da lì cosa tira idea e alla fine è nata questo progetto di organizzare una biciclettata in compagnia che doveva andare da un punto ad un altro del Comelico Superiore, in questo caso era Casamazzano e Siega di Gon, che poi sono diventati diciamo così le due Certo, località certo. regine dell'organizzazione dei nostri eventi, e così si è svolta la prima edizione E che quanti partecipanti avevate nella prima allora, prima edizione, edizione Michele? 40 partecipanti, 40 coppie, quindi 80 partecipanti, che però era goliardica, nel senso che lungo il tragitto della prima edizione, che si svolgeva già a coppie, c'erano dei giochi, quindi la coppia si doveva fermare, veniva assegnato un punteggio, c'era il lancio del copertone, il lancio della bicicletta, e ogni gioco assegnava dei punteggi, e poi a fine gara si faceva la somma dei punti, quindi era stata una festa, era Certo. nata come una festa, che poi è rimasta negli anni, Chiaro, perché il chiaro. nostro spirito ce lo riconosciamo ancora oggi, dopo 20 anni, è ancora quello di allora, cioè un modo per Non soltanto soprattutto. agonismo, ma anche divertimento, Bravo, insomma, che è lo esatto. spirito poi che ha contraddistinto e che contraddistingue questi 20 anni, specie nel movimento giovanile, Michele. Veniamo ai numeri. Allora, perché diciamo sì, è Pedalonga, ma anche Pitturina e tutti gli altri eventi, ma i numeri dello Spiqui Team siete cresciuti con le adesioni e con il movimento nel corso del tempo, no? Guarda, sono numeri che a me fanno venire la pelle d'oca dall'emozione, perché raccontarli sembra una cosa fuori dal mondo, in realtà sono numeri reali. Noi siamo partiti che eravamo in 4-5 organizzatori, la prima edizione, come dicevo, c'erano 80 persone. Oggi organizziamo una pedalonga che mediamente fa 500-600 concorrenti ogni anno. Nel 2014 abbiamo organizzato una tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Siega di Gon, rinviata per la prima volta nella storia dello sci alpinismo di una settimana a causa neve, perché c'era talmente tanta neve che nel giorno che era stata prefissata non si poteva fare, quindi tutti gli atleti mondiali sono rimasti in Val Comelico per una settimana in attesa del rinvio della tappa. E come squadra, poi, che si è sviluppata negli anni successivi al 2004, siamo passati da 15-20 tesserati a oggi che siamo oltre 200, tra ragazzini circa 70
e più di 150 adulti. E abbracciamo ormai tre regioni, perché passiamo dal Trentino, Alto Adige, al Veneto, al Friuli, più province, e quindi insomma ci siamo allargati a macchia d'olio, e questa è una Ah, grande sicuramente. soddisfazione. Massimiliano, per te quindi una bella responsabilità come presidente, perché va bene gli eventi, ma anche il movimento giovanile e la cultura. Ecco, 70 giovani sono tanti, voglio dire, proiettati quindi al futuro. Come direttivo, in quanti siete operativamente, Massimiliano? Allora, in direttivo siamo circa 14, e diciamo che si occupano dei giovani, dei ragazzi, siamo in 6 o 7, più ci sono alcune guide che ci danno una mano, che ci seguono, che fanno parte appunto dello SPIQI, che fanno i corsi generalmente. E il movimento sta crescendo anche forte, abbiamo continuamente richieste da parte di genitori che vogliono far partecipare i loro bambini e far entrare nel mondo della bicicletta, con i vari corsi, ma anche con le manifestazioni, con le gare. Certo, Abbiamo certo. cominciato in punta di piedi un po' di anni fa, il primo corso che abbiamo fatto in Comelico c'era già, poi l'abbiamo ampliato anche in Cadore, lo abbiamo poi consolidato anche a Ponte nelle Alpi con un'altra guida, altre tre guide che ci aiutano. E da lì siamo partiti con le prime garette, abbiamo cominciato a entrare nel mondo dell'agonismo con i bambini e abbiamo scoperto veramente un bel movimento anche qui in provincia di Belluno, perché la federazione, l'FC, sta facendo un gran lavoro con loro. E il movimento è bello, è sano, secondo me. E noi abbiamo cominciato con uno spirito anche qui, diciamo, goliardico, no? Nella partecipazione, però adesso stiamo cominciando a mettere un po' le basi per essere un po' più agonisti e per far fare le cose un po' Ok, migliori. certo. Quindi mi sembra di capire, grande movimento a livello numerico che non è soltanto del Comelico per quanto riguarda gli atleti e i giovani atleti, ma il Comelico immagino sia preponderante per voi per la promozione del territorio del Comelico, no? Anche attraverso gli eventi che organizzate, che non sono soltanto sport, giusto? Cioè, quindi questo legame col territorio al quale tenete molto, mi Assolutamente, sembra di capire, no? assolutamente. Beh, io lo dico, sono cadorino e quindi un po' di anni fa avevo ben poco a che fare, no, con il Comelico, se non con qualche ovviamente amicizia. E nel 2013 noi venivamo da una società che stava chiudendo proprio in Cadore e eravamo principalmente dei ciclisti. Avevamo solo la bicicletta, la bici da strada, perché in quel momento c'era proprio una divisione, no, Ah fra sì. la mountain bike e il ciclismo. E quando ho conosciuto Michele, poi è nata un po' l'idea di unirci, e dall'unione poi ne è scaturito proprio tutto quello che c'è adesso. Chi praticava la mountain bike ha cominciato ad andare in bici da strada e chi praticava la bici da strada ha cominciato. La Certo. promozione del territorio si è ampliata perché stiamo promuovendo il territorio anche in Cadore. Abbiamo, per dirti, l'ICCI che sta promuovendo il territorio di Vigo, da dove ovviamente arrivo io, e stiamo facendo un lavoro, secondo me, Chiaro. molto grande, però diciamo bello che sta dando anche i suoi frutti, insomma. Ecco, anche perché poi ne parleremo poi nel corso delle puntate. C'è anche un'iniziativa, un calendario che mira alla promozione non soltanto del Comelico, non soltanto della bicicletta, ma anche di altri sport, sempre di fatica, ma sempre in quest'ottica, insomma. Michele, vedo che sorridete entrambi su questo. Ecco, una domanda. Immagino Evento Clou per la pedalonga stiate già lavorando, anzi, abbiate già iniziato tempo fa a lavorare. E allora per l'estate, oltre alla pedalonga, vediamo, ci sono altri eventi che poi andremo a mano a scoprire, Michele. Quindi siamo proprio nel clou per questi 20 anni, un anno speciale, quindi? Sì, un anno speciale, come dicevo prima, stiamo organizzando parecchie cose per celebrare questo passaggio, questo momento dei 20 anni.
Devo dire la verità che con Massimiliano, anche venendo in macchina qui prima, si parlava, non so come faremo a fare tutto, perché le idee non mancano, mancano un po' le braccia, nel senso che purtroppo siamo sempre molto contatti, ma non perché la gente non ci aiuti, ma perché siamo sempre di meno anche a livello demografico. Certo. E questo secondo me è un aspetto che Speakui Team sta prendendo in considerazione, cercando di stimolare anche le nuove generazioni, perché un ragazzo che si appassiona a uno sport è molto probabile che non abbandoni il territorio. Chiaro. Nel momento in cui deve fare le scelte, per esempio della scuola, piuttosto. Certo. Che lavorative. Quindi noi abbiamo un ruolo molto importante anche a. Certo. Livello sociale, non è solo sport e divertimento. Ci. Certo. Sono delle ricadute anche in termini proprio sociali. Certo. E di, per la conoscenza del territorio. Esatto. Anche, no? Perché un giovane conosce il territorio. Esatto. Quindi sicuramente lo apprezza e probabilmente ci penserà per quanto riguarda le sue. Esatto. Le sue scelte future. Quindi gli eventi che organizziamo e tutte le manifestazioni che noi portiamo avanti sono anche questo, sono anche un tema sociale, sono un tema, come dicevi tu, turistico, perché comunque promozione del territorio, chi viene spesso ritorna con la famiglia o con gli amici a pedalare sui sentieri del Cadore o del Comelico. E gli eventi che noi ormai abbiamo consolidato in questi anni sono tre sostanzialmente, quindi c'è l'XC, che è una manifestazione di cross country che si. Certo. Sviluppa su un circuito, no? Inizio estate a giugno, e dallo scorso anno facciamo parte anche della Veneto Cup, quindi un circuito molto prestigioso a livello veneto che vede alla partenza anche nomi di un certo prestigio. Poi vabbè, c'è la Pedalonga, che quest'anno l'abbiamo. Okay. Anticipata. E che presenta una grande novità, perché ci hai parlato già all'inizio a coppie, quest'anno singolare, come l'abbiamo... Poi nel corso della puntata approfondiremo questo, spiegheremo. Esatto. Anche i motivi e tutto. Che l'abbiamo anticipata. Sì. E guardavo il caso, è il 20 luglio in occasione del ventesimo, quindi. Ah. Questi numeri che si ripetono sono anche simpatici, no, da leggere, certo. A me piacciono i numeri. E poi il gran finale a settembre con la Crono Razzo, che è una prova in salita fino all'altopiano di Casera Razzo dal paese di Vigo. Con bici da strada. Con la bici da strada. E quindi torniamo a quel discorso. Esatto, non soltanto mountain bike. Un po' in punta di piedi, però sta avendo ogni anno sempre un po' di successo in più, fa parte anche del circuito provinciale. E quindi siamo molto soddisfatti. Sono... Certo. E questi sono solo i tre eventi clou, poi ce n'è un sacco. Poi nel corso delle puntate andremo a mano a mano. Un sacco di cose. Un ultimo cenno, Massimiliano. Voglio dire, l'organizzazione presuppone anche un notevole impegno economico. Vediamo che qui avete numerosi sponsor, quindi enti pubblici, ditte, privati, per sostenere Speakui Team. Trovate gli appoggi per organizzare tutto, d'altro canto servono dei fondi, no? Assolutamente sì, devo dire che in questi ultimi anni, grazie a un grandissimo lavoro che ha fatto Michele, abbiamo trovato degli appoggi veramente importanti. Le aziende che ci sostengono sono delle aziende che comunque ci hanno richiesto un impegno proprio a livello sociale. Alcune ci hanno anche appunto detto: noi vi aiutiamo a patto che diate comunque grande spazio e vi impegnate con i bambini, con i ragazzi. E questo è un impegno che noi abbiamo preso e lo stiamo affrontando con tanto impegno e con tanta dedizione. Adesso a poco andremo a fare dei corsi di aggiornamento per migliorare ancora le nostre competenze. Certo. E non abbiamo lasciato niente al caso, anzi stiamo facendo degli incontri con degli psicologi, abbiamo fatto una serie di eventi cercando di... Per la promozione della cultura sportiva nei assolutamente. Giovani. Assolutamente, siamo riusciti anche con questo un gran lavoro, abbiamo coinvolto almeno 15 o 20 società sportive che fanno parte della provincia di Belluno, fra cui il calcio, fra cui la danza piuttosto che il pattinaggio, eccetera, e con il quale stiamo appunto collaborando per un altro grande progetto. Del quale parleremo sicuramente. Un ultimo cenno alla maglia. La prima maglia, questa è l'ultima maglia che avete proprio, è nuova, fresca?
di questa No, allora stagione. questa maglia, quella nuova fresca, la sveleremo perché è un'altra Beh, ah, ecco, sorpresa, è perché non un'altra vedevo sorpresa. 20 anni e quindi Esatto, e ci sarà anche immaginavo. quella, la presenteremo proprio qui su in onda Benissimo. per voi e per i nostri telespettatori. La prima maglia è, come giustamente dicevi, e quella invece è una maglia celebrativa che l'avevamo fatta perché tutto quello che ruota attorno a Spiqui, dove si legge semplicemente Inseguendo un sogno, Sì. era una frase che aveva lasciato Enrico Frescura, che ci ha lasciato qualche anno fa sull'Antelao durante una gita primaverile, e lui era una persona, a parte un grande amico di tutti noi di Spico in generale. Era una persona sempre disponibile, che ci dava una mano, organizzatore anche lui di eventi, eccetera. Quindi ci è rimasto nel cuore, e Chiaro. questa sua frase l'abbiamo fatta nostra, perché in realtà anche il nostro è un inseguire un Chiaro. sogno, e non ci sentiamo mai soddisfatti, no? Fino in fondo, e Chiaro. quindi Anche perché il continuiamo a sogno non finisce seguirlo. mai. Allora, Esatto, ulteriori traguardi. Questo, tra l'altro, è il berrettino. Anzi, visto che mi hai portato, me lo metto anche. Abbiamo grande. terminato purtroppo il tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo, ma è solo l'inizio del percorso che faremo settimanalmente con voi dello Spiqui Team per i 20 anni. Noi saremo a testimoniare appunto questa grande storia e questo sogno che si rinnoverà. Grazie, Michele Festini. Grazie, ci vediamo nelle prossime puntate. E grazie a Grazie. Massimiliano Grazie Aprà. Voi a tutti voi. grazie per la gentile visione e l'appuntamento la settimana prossima.